Mark è sicuro che il vecchio eremita stia mentendo e che sarebbe disposto a dire qualsiasi cosa pur di scroccare un viaggio. Spiacente, vecchio mio. Si scusa Mark mentre si prepara a lasciare la grotta. La corriera è piena e abbiamo pochissimo cibo. Comunque sei più al sicuro qui che con noi. Abbiamo dovuto affrontare valanghe di problemi fino a questo momento. I problemi non mi preoccupano e ti prometto che non sarò di peso per nessuno. Io sono molto bravo a cacciare e a trovare acqua. E oltretutto, se volete far camminare di nuovo la vostra corriera, avete bisogno di me per arrivare in un certo posto dove è possibile aggiustarla. Mark capisce che effettivamente non ha scelta. Se sta mentendo, tanto lui che la corriera non andranno da nessuna parte. D'accordo, vecchio. Raccogli le tue cose. Non te ne pentirai! Esclama emozionato, mentre va a raccogliere i suoi pochi averi. Riappare dopo alcuni minuti dal fondo della caverna con un piccolo zaino cencioso sulle spalle ed insieme si incamminano per il ripido sentiero verso valle. Sai, Stroun è la prima città che si incontra viaggiando verso ovest. Prima del giorno X lì c'era un'enorme officina deposito dove venivano riparati corriere e camion. Quello è l'unico posto dove c'è ancora qualche possibilità di trovare il pezzo che cercate. L'arrivo di Mark al convoglio non è certo accolto con entusiasmo. Mountain Goat non risulta molto simpatico e soprattutto le donne non apprezzano per niente l'idea di fare un viaggio in corriera con un eremita puzzolente e pidocchioso. La gente non ha alcuna intenzione di ascoltare Mark, ma quando lui finalmente riesce a coprire le loro urla e a spiegare in che modo lo strano essere può essere utile alla comunità, allora tacciono. E si fanno interessati. Dov'è questo deposito? Chiede Cutter. Si trova a 6 miglia da qui. Perfetto. Alle prime luci dell'alba Mark ci condurrà lì e tu ci aiuterai a localizzare il posto. Va bene. Prima però credo di dovervi dire qualcos'altro. La cittadina di Stroun è in mano a un gruppo di sbandati. Prosegue l'eremita guardando verso l'autostrada in direzione della città. Sono una quarantina. Sono state cacciate da San Angelo 6 mesi fa, dopo che avevano tentato per l'ennesima volta di far fuori il clan di quella città, che è comandato da Mekong Mike. Lui li ha conciati per le feste e i pochi che sono riusciti a fuggire si sono sistemati qui. Si fanno chiamare Skinhead, perché hanno la testa completamente pelata. E il loro capo è un elegantone che si fa chiamare Alcatraz. Comunque hanno trasformato Stroun in una vera fortezza, perché hanno paura che un bel giorno Mekong Mike gli faccia una visitina sorpresa.
Un posto così è pieno di pericoli, ma il gruppo non ha alternativa se vuole continuare il loro viaggio. Mark, verrò anch'io con te. Io sono l'unico in grado di riconoscere il pezzo di ricambio di cui c'è bisogno per riparare la corriera, mentre tu sei in grado di portare a termine un'impresa così rischiosa. D'accordo, Cutter, risponde Mark non del tutto tranquillo, e si prepara a partire. Nonostante gli ultimi avvenimenti, Mark riesce a dormire alcune ore, ma all'alba zio Jonas dà sfogo alle sue paure. I nostri veicoli sono troppo in vista qui sull'autostrada. Potrebbero diventare di nuovo il bersaglio di un'altra incursione come quella di ieri sera a Santo. Cutter è d'accordo con zio Jonas e prima della partenza per Strone fissa una corda nella parte posteriore dell'autocisterna e traina la corriera in una depressione vicina. Qui zio Jonas e gli altri si danno da fare per smontare il piantone rotto, mentre Mountain Goat disegna una pianta di Strone con le indicazioni per localizzare il deposito degli automezzi. Ultimata la mappa, la consegna a Cutter ed insieme a Mark la studiano, dopo aver controllato scrupolosamente il loro equipaggiamento. Due ore più tardi all'orizzonte, Mark e Cutter intravedono la cittadina fortificata, arroccata su un altopiano. Una posizione veramente strategica. Le mura perimetrali sono costruite con macerie e rottami di macchine e gli accessi alla città sono controllati da numerose guardiole. È quasi impossibile per un gruppo numeroso di persone o anche per un solo veicolo avvicinarsi alla città senza essere scoperto. Ma la natura rocciosa del terreno permette ai due di arrivare a poche centinaia di metri dalle mura senza venire scoperti. Prima che cali la notte, Mark osserva per alcune ore gli abitanti di Strone e le loro abitudini. Dopo un attento esame, scopre due punti deboli nelle mura perimetrali della città. Un vicolo che attraversa la vecchia zona dei negozi e l'entrata di un Luna Park in rovina ai bordi della città. Mark, secondo me è meglio entrare a Strone separatamente, in modo da ridurre il rischio di essere scoperti. Ci incontreremo al deposito. Scegli tu da dove vuoi passare. D'accordo, Cutter. Io entrerò in città percorrendo il vicolo. Tu invece entrerai attraverso il Luna Park. Cutter dà un colpetto sulla spalla a Mark. È il segnale convenuto per mettersi in azione. Mark avanza strisciando verso il vicolo, in silenzio e lentamente. Non è molto lontano, ma si trova proprio vicino ai due cumuli puzzolenti di immondizie. Un bandito sbuca improvvisamente dall'oscurità e la sua comparsa fa rabbrividire Mark. Con il fiato sospeso rimane immobile a guardare la scena. Il bandito si avvicina a passi lenti al cumulo di immondizia, lascia cadere un sacco di spazzatura e poi si gira, scomparendo pochi istanti dopo nell'oscurità. Il vicolo è ora completamente deserto. Mark continua ad avanzare guardingo, stringendo il coltello in pugno. Potrebbe averne bisogno per mettere a tacere uno degli abitanti di questa maledetta cittadina. Il vicolo porta verso il viale centrale, dove Mark riesce a intravedere i resti di un'enorme fontana di marmo in mezzo ad una piazza. Le vie piene di negozi abbandonati sono completamente deserte e, rassicurato, inizia a percorrere il viale diretto verso il deposito degli automezzi. Mark ha appena svoltato in una strada laterale quando vede una pattuglia di 4 skinhead. Subito si nasconde nell'ingresso, completamente avvolto nell'oscurità di un negozio che trova sulla sua destra. La pattuglia oltrepassa il negozio senza notarlo. Mark l'ha scampata bella. Sente i loro passi allontanarsi velocemente. Dato che ci sono, potrei perlustrare il negozio. Varcata la soglia del negozio, Mark nota la luce della luna che penetra all'interno attraverso un enorme buco nel soffitto. Dalla sporcizia che trova sul pavimento, deduce che questo posto doveva essere un negozio di liquori. Gran parte del magazzino è stato saccheggiato dagli skinhead quando si sono impadroniti della città, ma dopo un'attenta ricerca scopre una bottiglia di bourbon ancora intatta. Non essendoci altro di interessante in questo negozio in rovina, Mark lo abbandona. Mark evita altre due pattuglie prima di riuscire a percorrere tutto il viale principale e raggiungere Cutter al deposito. Finalmente un posto tranquillo e senza nessuno tra i piedi, pensano tutti e due, mentre si dirigono verso i magazzini. Riescono a trovare l'ufficio acquisti ed inventario, ma senza elettricità non riescono a individuare mediante il computer la collocazione esatta del pezzo di ricambio che stanno cercando. Ti rendi conto che dovremmo rovistare in tutti i 1600 scaffali che formano l'intero magazzino?
Rimarremo qui per il resto dei nostri giorni se lo cerchiamo scaffale per scaffale. Hai maledettamente ragione. Aspetta, credo di sapere come fare. Seguimi. La risposta di Cutter non lascia tranquillo Mark, ma lo segue lungo i corridoi senza fiatare. Oltrepassano un parcheggio ed entrano in un'altra zona del magazzino, contraddistinta da un cartello. Zona 3. Manutenzione veicoli municipali. Dopo aver cercato in giro, finalmente Cutter trova quello che stavano cercando freneticamente da alcune ore. Una corriera. Mark, tieni gli occhi ben aperti mentre tolgo il piantone da questo rottame. Mi ci vorrà un'oretta, ma cercherò di sbrigarmi prima possibile. Mark rimane di guardia alla porta dell'officina, mentre Cutter lavora lacrimente sulla vecchia corriera. Tutto procede tranquillo, ma improvvisamente, una quarantina di minuti più tardi, Mark vede qualcosa muoversi in mezzo ai veicoli parcheggiati in lontananza. Un ubriaco. Si avvicina barcollando e di tanto in tanto sorseggia avidamente dalle due bottiglie che tiene in mano. Cammina un po' su e giù e finalmente si allontana, quando Cutter lascia cadere inavvertitamente una chiave inglese. L'ubriaco si ferma insospettito e ritorna indietro per vedere cos'è successo. Cutter, guai in vista! Ma l'avvertimento di Mark arriva troppo tardi. L'uomo li ha scoperti ed avanza minaccioso brandendo le due bottiglie come se fossero due mazze. Quando riesce a individuare la loro posizione, urla una maledizione e si prepara ad attaccare. Il Chickamauga carica Mark, brandendo la sua bottiglia. Cerca di sferrare un colpo sulla testa di Mark, ma Mark prontamente lo para con il suo avambraccio. In quel momento Cutter, distinto, raccoglie una chiave inglese e con una mira perfetta riesce a colpire la fronte dell'ubriaco. L'ubriaco barcolla un po' intontito e Mark ne approfitta per affondare il suo coltello nello stomaco del Chickamauga. Urlando di dolore, l'ubriaco si difende con un colpo di bottiglia alla cieca e riesce a prendere in pieno la mascella di Mark. Mark si inginocchia per il dolore, ricevendo una ginocchiata in pieno volto. Cutter arriva in soccorso brandendo un martello e con un colpo ben assestato, nella tempia dell'ubriaco, lo manda al tappeto. Convinto di averlo eliminato, Cutter si inchina per controllare lo stato di salute di Mark. Attento, Cutter! Ma è troppo tardi. Mark riesce a vedere distintamente una bottiglia che va in mille pezzi quando entra a contatto schiantandosi sulla testa di Cutter. A quel punto Mark si rialza e con un gesto fulmineo conficca il coltello nella gola del Chickamauga. Con il sangue che esce dal collo a fiumi, il Chickamauga barcolla per i suoi ultimi tre passi. Poi cade a terra con un tonfo sordo. E mentre il sangue continua a fluire fuori dalla sua ferita, poco dopo smette di respirare. Mark va a controllare subito Cutter. Ha preso una bella botta in testa, ma sta bene. La ferita non è grave e dopo un minuto Cutter si riprende, aiutando Mark a nascondere il cadavere nel bagagliaio, per poi tornare a finire il suo lavoro. Nel frattempo Mark dà un'occhiata in giro nei vari edifici e trova una vecchia borsa per attrezzi che sarà utilissima per trasportare il pesante pezzo di ricambio. Quando Cutter ha finito, i ragazzi infilano il piantone nella borsa e insieme si dirigono verso l'uscita della cittadina. La loro fuga da Strone sarà lunga e difficile, soprattutto a causa del peso che devono trascinarsi dietro. Procedendo con estrema cautela, riescono ad evitare tutte le pattuglie di Skinhead, ma intanto le ore passano veloci. Riescono ad arrivare al convoglio appena per il mezzogiorno del giorno dopo. Il successo della loro coraggiosa impresa notturna viene festeggiata dai membri del gruppo. L'eremita è particolarmente contento che siano riusciti a trovare il pezzo di ricambio e non perde occasione per ricordare a tutti che senza il suo aiuto determinante non sarebbe stato possibile portare a termine questa difficile missione. Dopo alcune ore di meritato riposo, Mark aiuta Cutter e lo zio Jonas a montare il piantone nuovo. Adesso il gruppo è pronto per riprendere il viaggio verso ovest. Mark riempie il serbatoio della sua Spider e controlla che tutto sia in ordine. Il convoglio abbandona l'autostrada 20 e percorre un tratto fuoristrada per aggirare l'abitato di Strone. Solo nel tardo pomeriggio tornano sull'autostrada in prossimità del lago Leon e della città di Eastland.
ma mentre avanzano, in lontananza intravedono un ostacolo che sembra sbarrare il cammino. Forse si tratta semplicemente di un miraggio causato dal forte calore, ma in ogni caso vogliono evitare spiacevoli sorprese e fermano il convoglio. Andrà avanti Mark per verificare la natura dell'ostacolo. Dopo circa un miglio, Mark capisce di cosa si tratta. È una specie di fossato che attraversa la strada ed è abbastanza profondo per impedire a degli automezzi di attraversarlo. Chissà chi l'ha costruito. Mark decide di prendere il binocolo dal suo zaino e dare un'occhiata. Nota che i graffi lungo le pareti lasciano capire che il fossato è stato completamente scavato con le mani. Mark continua ad esaminare l'orizzonte tutto intorno, nella speranza di scoprire qualche indizio riguardante l'identità dell'autore di questa opera ciclopica. Quasi immediatamente intravede qualcosa in direzione nord. Cerca di mettere a fuoco e finalmente riesce a distinguere due uomini scheletrici che gli stanno venendo incontro, con una muta di 5 cani alsaziani. Lo strano gruppo si sta avvicinando e parecchie cose preoccupanti attirano l'attenzione di Mark. I cani, ad esempio, sono molto più grandi dei comuni alsaziani e dalle loro bocche colano fino a terra delle bave dense e ripugnanti. I loro padroni hanno un aspetto malaticcio e trasandato, la loro carnagione spettrale, anche se il sole in queste zone picchia forte. I due sconosciuti alzano lentamente lo sguardo e quando vedono Mark slacciano i guinzagli e con voce rauca gli aizzano contro le belve. Mark afferra istintivamente la sua arma non appena vede il capobranco correre verso di lui. Non è la prima volta che incontra cani affetti da rabbia e Mark sa fin troppo bene che un semplice graffio potrebbe essergli fatale. Non deve indugiare. Anzi, se vuole sopravvivere, deve assolutamente abbattere quella belva impestata. Imbracciando con aria decisa la carabina, Mark controlla che il caricatore sia ben inserito e che il colpo sia pronto in canna. Appoggia velocemente il fucile contro la spalla, toglie la sicura e mira contro il capobranco. L'attesa è snervante, ma proprio quando l'orribile animale sta per balzargli addosso, preme il grilletto. Il proiettile lo uccide all'istante, passandolo da parte a parte, e ne ferisce un altro che stava subito dietro. Mark continua a sparare contro gli altri cani e con la sua mira infallibile riesce ad eliminare ancora una di quelle belve. Il rumore degli spari e la morte dei loro compagni hanno bloccato il resto del branco. Si fermano improvvisamente annusando l'aria e ululando sinistramente. Si disperdono e scappano di corsa. Le due figure raggiungono il bordo della superstrada con passo stanco e strascicato e si fermano a fissarlo con sguardo assente. La violenta morte dei loro cani non sembra averli minimamente turbati e nemmeno sembrano preoccupati per la loro sicurezza personale. Mark rimane immobile con atteggiamento di sfida. Che osino pure attaccarmi! I due lo guardano inebetiti e ridono. La loro risata è penosa e debole, un suono che a Mark fa accaponare la pelle. Con un certo disgusto Mark nota che la loro pelle pallida è coperta da piaghe ulcerate. Sono completamente calvi e i loro denti sono tutti cariati, ma la ripugnanza che prova nei loro confronti si trasforma subito in compassione quando si rende conto del perché non sembrano avere paura. Entrambi sono stati colpiti dalle radiazioni e la malattia ha raggiunto lo stadio terminale. La morte ormai è la loro unica compagna. «Da dove venite?» «Sesco», risponde uno dei due. Mark prende alcune bende dalla sua cassetta del pronto soccorso e le appoggia davanti a lui. Poi si gira lentamente e si incammina verso la sua auto. Le medicazioni non saranno di grande conforto per quei due contaminati, ma forse conoscono qualcuno che ne ha veramente bisogno. Mark mette in moto e parte di scatto, facendo stridere gli pneumatici, ed in poco tempo ritorna sull'autostrada 20. Durante il viaggio l'immagine inquietante dei due contaminati continua ad assillarlo. I loro volti scarni e pallidi hanno risvegliato in lui la paura di una morte lenta e atroce. La strada sale leggermente e in lontananza Mark vede i veicoli del GD1 parcheggiati sul ciglio della strada. Tra poco si troverà tra gente amica e potrà finalmente dimenticare le penose impressioni che ancora gli agitano la mente. Ma il sollievo che prova è solo temporaneo.
Mark accosta la Spider alla corriera e nota che Cat è in piedi sul tetto con un binocolo incollato agli occhi. Sta scrutando l'orizzonte. A quanto pare tra poco avremo visite. Cosa vedi? Un'enorme nuvola di polvere avanzare da nord-est. Ci sono più di 100 moto là in mezzo alla prateria e stanno venendo in questa direzione. Sembra proprio che Mad Dog Michigan abbia deciso di non andare a Killin. Dovremmo arrivare fino a Cisco e nasconderci lì. Finché non se ne saranno andati, si intromette zio Jonas. Ma cambia subito idea dopo aver ascoltato il racconto di Mark del suo incontro fatto poche ore fa. Abilene è un posto più sicuro. Ma abbiamo un sacco di strada da fare per arrivarci. È molto più in là di Cisco. Suggerisce Keita facendosi da un finestrino della corriera. Cutter chiama a raccolta tutto il gruppo per decidere di comune accordo l'itinerario migliore per raggiungere Abilene. La zona è troppo sassosa ed impervia per tentare di passare fuori strada e se vogliono raggiungere la loro meta devono cercare le superstrade secondarie, ormai quasi inesistenti. Dopo aver studiato attentamente la cartina e osservato la zona circostante dal tetto della corriera, decidono due possibili itinerari. Uno in direzione nord-ovest, attraversando la cittadina di Albany. L'altro verso sud-ovest, attraversando la cittadina di Cross Plains. I membri della colonia sono indecisi e continuano a guardare Mark con uno sguardo interrogativo. Mark capisce di essere il loro esploratore ufficiale e pertanto gli viene lasciata la decisione definitiva. Ora tocca a te decidere il destino di Mark Phoenix. Cosa dovrebbe fare il gruppo? Percorrere la superstrada in direzione nord-ovest verso Albany o percorrere la superstrada in direzione sud-ovest verso Cross Plains? Prendi la tua decisione e scrivila in un commento sotto a questo video. La decisione più votata verrà raccontata nel prossimo episodio di Guerrieri della Strada.